dalle viscere della balena. Parole e pensieri su realtà e lavoro, a cura di Daniele Ciacci. Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di Dan in the Whale, il podcast che vi parla direttamente dalle viscere della balena. Anche oggi siamo qui con un ospite che riguarda, che parlerà con noi del mondo dei videogiochi. Ne abbiamo già avuti un paio, ma oggi sono ben contento e ben lieto di ospitare all'interno della balena Fabio Viola, game designer. Buongiorno Fabio. Buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascolteranno. Perché c'è Fabio oggi con noi all'interno del nostro salotto nella balena? Siamo qui perché Fabio ha prodotto di fatto un videogioco molto interessante che si chiama Fragments of Life, di cui parleremo successivamente, in cui si vanno a toccare delle tematiche molto profonde, molto difficili, ed è bello sapere che il videogioco è uno strumento che ci permette di poter parlare anche di queste cose. Ma prima, Fabio, mi piacerebbe che tu ci raccontassi, se vuoi, un po' il tuo sviluppo professionale, perché game designer è forse una figura che si conosce ancora poco, eppure mi piacerebbe che ne parlassi un po', cioè che cosa fai tu nella vita? Attualmente sostanzialmente mi occupo di progettare giochi, se volessimo dare un significato italiano alla parola game designer, che ancora molto spesso è confusa con colui il quale poi disegna il gioco, nel senso artisticamente parlando, 2D, 3D. Il game designer è lo sceneggiatore, il progettista, quindi colui che immagina la tipologia di gioco, il mondo all'interno del quale il gioco si sviluppa, i personaggi, a volte interviene anche nei dialoghi dei personaggi, soprattutto poi interviene nelle meccaniche, nelle dinamiche, quindi che cosa accade quando ti colpisco, quanti punti vita perdi, come cambia la barra, come si vince, come si perde, eccetera, eccetera. Questo è il lavoro del game designer. Il mio percorso è stato anomalo, ma credo come molti di coloro i quali sono nati negli anni 80, perché all'epoca non vi erano ancora scuole o comunque percorsi canonizzati per arrivare a lavorare all'interno dell'industria dei videogiochi, almeno in Italia. Quindi io ho fatto tutt'altra tipologia di scuole, liceo classico e poi archeologia, quindi di base sono profondamente umanista, e poi da autodidatta, come tanti altri in quegli anni, mi sono avvicinato a questo mondo e poi pian piano sono riuscito a entrarvi. Ma senti, ci vuoi parlare un po' di Fragments of Life? Certo. Fragments of Life, come dicevi tu, è l'ultimo progetto al quale ho lavorato, sia in veste di game designer che di sceneggiatore puro. È un gioco che nasce all'interno di un consorzio europeo fatto da istituti di ricerca, ospedali, professionisti nell'ambito medico, che stanno lavorando, anche grazie a un finanziamento europeo, a nuove terapie geniche in grado di risolvere o comunque dare speranza a milioni di malati in diverse patologie, tra queste anche la leucemia, che è una tipologia di cancro collegato al sangue. Loro ovviamente stanno continuando a lavorare sulla parte di ricerca pura, quindi su qualcosa di estremamente serio, però hanno intuito la possibilità di raccontare queste tematiche, raccontare la vita di un paziente, raccontare anche le nuove prospettive di cura, quindi le nuove speranze che ci sono attraverso il videogioco, cosa che potrebbe sembrare distopica, no? Il videogioco ancora oggi è spesso collegato al puro intrattenimento, al divertimento, a volte fin anche criticato come media. Dal mio punto di vista invece altro non è che un linguaggio per raccontare storie. E allora nasce Fragments of Life, che è una sorta di puzzle game basato su 60 fotografie che ritraggono la vita della protagonista, la tredicenne Ella, durante numerose fasi della sua vita. Il giocatore dovrà cercare di ricomporre in ordine cronologico queste 60 Polaroid, una volta che vengono inserite in uno spazio speciale sul muro della sua cameretta, via via si sbloccano frammenti della sua vita, quindi parti di storia che a volte è una storia intimistica, altre volte è fortemente collegata all'ambito medico e a tutta la trafila che ha dovuto subire, dalla prima ospedalizzazione alle terapie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi
Fragments of Life, dal mio punto di vista, aiuta a conoscere la malattia, aiuta a comprendere che esistono nuove cure verso bruttissime malattie come la leucemia e conferma il potenziale che il gioco ha di raggiungere ampi pubblici anche per sensibilizzarli o per favorire la prevenzione e in alcuni casi addirittura, come un gioco uscito pochi mesi fa, Endeavor RX, negli Stati Uniti, addirittura è classificato come cura, in quel caso approvato dalla Food and Drug Administration americana. Senti, puoi dirci qualche altro esempio di questi giochi che in realtà trattano argomenti che sono tutto fuorché quelli che uno potrebbe pensare nel momento in cui si approccia a un videogioco, nel senso che non parla di Fortnite o Minecraft, per così dire. Cioè, esistono altri esempi di giochi, passami il termine, sullo stile di Fragments of Life, cioè che parlano e che vogliono comunicare tematiche di questa portata? Assolutamente sì, e si possono scindere in due grandi filoni. Da una parte giochi che nascono comunque per essere primariamente di intrattenimento, ma all'interno di questa cornice riescono comunque a trasferire dei contenuti di pubblica utilità, vogliamo dire così. Penso ad Assassin's Creed 2, ambientato nel Rinascimento italiano, ovviamente un gioco realistico ma non reale, eppure ha aiutato milioni di persone a conoscere l'Italia, a conoscere l'ordinamento politico di Firenze, le date della congiura dei pazzi, conoscere Monteriggioni, eccetera, eccetera. Ci sono altre produzioni, faccio un esempio, Fold It di un'università americana, in cui le persone pensano di essere all'interno di un puzzle game stile Tetris, che è molto sfidante, molto appealing, anche multiplayer online, eccetera. In realtà, attraverso le ore o i minuti dedicati a quel gioco e a tutte le combinazioni che loro provano, stanno inviando dei dati legati alla sintesi delle proteine che finiscono in un database centrale, a cui poi i ricercatori si agganciano per velocizzare una serie di ricerche, perché immaginati centinaia di migliaia di persone, ognuno gioca per minuti od ore, prova milioni di incastri che in laboratorio avrebbero richiesto 10 anni da parte di una persona ben retribuita. Oppure penso a una produzione straordinaria come Dead Dragon Cancer, che è nata come un racconto biografico di due genitori molto giovani che hanno perso, si ritorna di nuovo al tema della leucemia, la propria bambina a 3-4 anni, e hanno deciso di utilizzare il linguaggio del videogioco per raccontare questo dramma che hanno vissuto. Avrebbero potuto scrivere un libro, fare un documentario, e questo invece ci dimostra come il videogioco oggi sia spesso il media principale per milioni di persone, non solo da un punto di vista di consumo ludico, ma anche come linguaggio per raccontare la propria vita, le proprie storie. Ci sono giochi legati ad autobiografie sul tema dell'ansietà e dello stress. C'è veramente un mondo di giochi, Pokémon Go, che esso stesso, che pur nascendo per intrattenere, in realtà è stata probabilmente a livello medico una delle più grandi applicazioni mai inventate, perché per sbloccare tutti i Pokémon in media bisognava camminare per 100 chilometri e una serie di dati ci dicono che le persone hanno perso tra i 6 e i 7 kg, eccetera, eccetera. Ma senti Fabio, perché il medium videoludico oggi, cioè che cosa ha di diverso il medium videoludico oggi rispetto agli altri media di cui siamo un po' più consapevoli, come per esempio la TV, il libro, eccetera? Qual è la grande differenza che fa sì che il medium videoludico abbia comunque una sua portata e una sua autorevolezza? Ma io credo che ha in sé, per forza di cose, nel proprio DNA, il germe della partecipazione, del protagonismo e della personalizzazione, cioè le 3P per me che sono alla base della cultura interattiva del XXI secolo. Ci sono tanti altri media, ovviamente autorevoli, che riescono a raccontare delle storie in maniera incredibile, pensiamo ai libri, ma anche alla musica o al cinema. Il videogioco però non parte se non c'è un'azione, un'interazione da parte del giocatore, cioè il film in sala sostanzialmente alle 21 parte indipendentemente dalla presenza o meno fisica, ma soprattutto indipendentemente o meno dalla soglia di attenzione della persona. Il videogioco ha bisogno costantemente di azioni e ti restituisce delle interazioni. Questo che cosa significa poi? Significa che
il concetto espresso all'interno del videogioco è molto più facile che resti stoccato nella memoria a lungo termine, perché laddove tu ci metti partecipazione, protagonismo e quindi riesci a provare molte più emozioni, tanto è più probabile che il concetto ti resti impresso, no? C'è la famosa frase: dimmi o dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo. E i videogiochi sono a tutti gli effetti il regno del coinvolgimento. Come dice Confucio. Ho capito, grazie mille Fabio di questa breve intervista. Ci puoi dire dove possiamo trovare Fragments of Life? Fragments of Life è scaricabile gratuitamente in italiano ed inglese sia su App Store sia su Google Play. Quindi si può giocare in mobile? A solo mobile, esatto. Ottimo, perfetto. Vuol dire che non ci sono più scuse né per chi ha Android né per chi ha iPhone, mi sembra di capire. Perfetto. Senti, in conclusione, se qualcuno degli ascoltatori di Done in the Well volesse approfondire un po' le tematiche relative allo studio del game design, tu consiglieresti dei testi, dei libri, dei blog, dei film, insomma, dacci tu quello che non ci può dare, non ci sta dando l'università oggi, cioè un percorso per formarsi sui game designer. Sul game design puro, diciamo, in inglese, uno dei testi di riferimento, ma non è l'unico, è quello The Art of Game Design di Jesse Schell. In italiano c'è un buon volume di Aldi Novi, che è un professore alla IULM, ora non mi ricordo il titolo, spero non si arrabbierà, comunque basta cercare Aldi Novi Game Design e si troverà il titolo, è un compendio. Sì. Di tutto. Lo mettiamo tra i commenti, quindi non c'è problema. Nella descrizione dell'episodio ci sarà tutto. Sì, insomma, questi due iniziano a dare una prima infarinatura sul mondo. Il libro credo che si chiami Game Start, ora non voglio dire stupidate, ma dovrebbe essere Game Start, quello di Aldi Novi. Poi ovviamente ce n'è altri per approfondire singoli aspetti, chi è più interessato alla sceneggiatura di un videogioco, chi più al character design, chi più alla programmazione, chi più al marketing, poi ci sono una marea di sottotitoli di qualità largamente in lingua inglese, come spesso accade, diciamo, nelle nuove industrie. Ottimo, grazie Fabio di aver partecipato all'interno della Balena al nostro piccolo esperimento di podcast. Spero che tu ti sia trovato bene, spero che ci voglia tornare a trovare presto, insomma, per raccontarci magari delle cose del mondo videoludico che noi non riusciamo a vedere. Assolutamente, a chiamata rispondo presente. Ottimo, sei un ottimo studente, grazie Fabio, oltre a un ottimo docente, da che mi racconta qualcuno. Allora Fabio, io ti ringrazio di essere rimasto qui con noi, io saluto tutti gli ascoltatori di Done in the Whale, ricordo che è un progetto di Daniele Ciacci. Se volete conoscere qualcosa di più su quello che faccio nel podcast, cercate su Instagram all'account @DaneInTheWhale oppure al sito danieleciacci.com. Io vi saluto e vi ricordo, come dice il buon Thomas Sturz Eliot, che the end is where we start from. Grazie.